Assaggio, ve lo presento. Allora, oggi presentiamo degli snack salati. E qua c'è un bambino nell'angolino. Vai, apri, c'è scritto apri. Bravo. Ha imparato. Apri. Oh, oh. Ah, praticamente sono gli snackini che sì, hanno la stessa forma di quelli là, con i... Tipo riso soffiato. Riso soffiato. No. Deve essere pollo e cipolla. Sei pronta? Sì. Yes. Non sono male, sono buoni. Questi sono quelli che piacciono a te. Esatto. Sono quelli da aperitivo. Sì. Buono. Va bene. Non sanno di pollo, in realtà. No. Forse leggermente sì di pollo. No, mi piace, il mio voto è 5. Pure a me, siamo a te. Un'altra cosa che veniamo a presentare. Sono due cose dolci. Una cosa. Siccome sono molto zitte, sono molto. Non mi trovi sweet and cute? No. Cattivo, comunque. Dammelo comunque. Io adesso per sbaffarmi di dolci perché lui non mi ama. Provo questo provo. Ah, questi sono questi qui. Sono tipo dei rollini ripieni. In Giappone ci sono sia a fragola che a tè verde. Questi diciamo come se fossero tipo un'imitazione. Ma no, ma che di fragola, si senta qui. No, vabbè, c'è ciaone, bro. Voglio far vedere la meravigliosità di queste cose. Rinchiuse, ognuno nel suo pacchettino. E esce un odore di fragola pazzesco. Quasi griglie. Andiamo ad aprire. Vai. Guardate quanto è carino. Ah, ma sono tipo cose che si mettono sul gelato. Assaggiamo. Cheers. Molto buoni. Dentro è molto soffice. È tipo spumosa. La crema dentro è a fragola dolcissima e spumosa morbidissima. Mi piace, il mio voto è 5. Sicuramente. Oggi proprio. Oggi è tutti 5. Allora, arriva il pezzo forte. Il pezzo che ha scelto lui perché mi ha fatto una capatanta, come si dice a Napoli, mi ha fatto una capatanta. Che ha voluto prendere questa bibita. Io non la volevo prendere perché sono molto scettica sulle cose un po' strane. Allora, però proviamo anche le cose strane. Forza, fai vedere questa cosa. Ah. Faccio vedere soltanto così la copertina della bibita e dopo vi svelo che cos'è. Che può sembrare del tè verde. Non è tè verde. E invece ragazzi è al gusto di zucca. È una bibita al gusto di zucca. Sì. No, sa un po' di zucca, sì. Sono ancora meglio, sì. Oddio! Che puzza! Questa te la bevi tu! No, no, ho paura! Oh! Infatti, è un po'. Giallo! Via, un po' io. Dai. Yes. Ma poi... No, sa molto velatamente di zucca. No, ma poi è dolce, è dolcissima. Sì, è molto molto dolce. Ma non sa per niente di zucca, perché mamma mia, è orribile, perché non è neanche frizzante. Allora, ha quel gusto inutile, è sì, stupida, è scemo, no, il mio voto è manco uno, proprio zero. No, lo sapevo che era un fake. Ora ci rifacciamo subito. Sì, perché ovviamente questo l'ho scelto io. Ovviamente questo l'ho scelto io, sì. E sono questi qua. Sono Yuri Albafe al gelato al pistacchio al cocco. Che a me il cocco non piace, ma a me non interessa perché io li volevo provare. Ognuno è chiuso ovviamente nel suo pacchettino. Molto molto carino. No, cocco. Zitto e sal. L'odore di cocco si sente un botto.
A me il cocco non piace. Ah, da notarvi, ogni volta abbiamo preso gli sti snack, noi questi snack li assaggiamo a Londra, un video a Londra che erano al matcha latte. E anche questi, come quelli, da notare che ci sono questi cosini tipo neve, gli accettini. Ciò significa che praticamente sono freschi quando li mettete in bocca. Tipo se ci fosse la menta. Tipo come se ci fosse la menta, ma che c'è? Allora, ditemi voi. Ditemi. No, ma ditemi. Voi, produttore di questo coso, cosa caspita rila ce la mette a fare la menta in questo coso che non ci azzecca un cacchio? Ti fanno incazzare. Mi fanno incazzare. Ti fanno incazzare. Cheers. Cheers, cheers, la faccia dei costumi di mentone. Non piace perché sa un sacco di cocco. Sa tantissimo di cocco. Mi faccio vedere l'interno. Con bello cocco. È bianco, praticamente coccoso. Coccoso. Allora, non male. Che voto darei mai per questo cocco fresco? Allora, il mio voto è 4. Nonostante 4. Tutto. Sì, nonostante tutto è 4. Perché comunque nel complesso lo snack mi piace perché vado pazza per il cocco. A me piace a lui non. Il tuo voto? Do 2. Tutto che il cocco non mi piace, do 2. Vabbè, lo capisco, da 2 perché il cocco non gli piace. No, poi il fatto che è fresco non è proprio freddo, cioè quella... No, era peggio, era peggio quella al matcha dell'altra volta. E va bene ragazze, anche per quest'oggi il video assaggi è finito. Ancora una volta abbiamo testato per loro, per voi, per noi, noi non dand. Sì. Addio, addio, amici, addio, addio. Venite domani da noi. La luna e il sole nella casa blu torneranno per giocare con voi. Qui con voi, qui con voi. Niente, dopo questa pazzia noi vi salutiamo. Vi mandiamo un enorme bacio, un abbraccio. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye, bye, bye. You're crazy, girl. I know, my boy.